adesso lo stiamo facendo sicuramente bene, dobbiamo migliorare giorno dopo giorno, non mi stancherò mai di dire che il nostro campionato passa dal miglioramento individuale di tutti i ragazzi che ogni giorno si impegnano in palestra. Siamo contenti, è un inizio di un percorso, non guardiamo domani e nemmeno dopodomani, ma abbiamo orizzonti un po' più ampi. L'attualità invece è quella di una squadra che è nelle parti alte della classifica. Domenica scorsa il big match al Palacattane di Faenza, siete stati bravissimi per una trentina di minuti, poi la capolista ha fatto sentire la sua difesa. Sì, in realtà la difesa certamente, se uno legge il punteggio, è certamente così. È altrettanto vero che purtroppo è nata una serata storta dal punto di vista di percentuali di tiro, abbiamo tirato 2 su 23 da 3 punti, noi che siamo il miglior attacco e la squadra che tira meglio da 3 punti. E non ricordo su questi 23 tiri più di del 10%, ma nettamente di meno, uno o due tiri massimi che erano non dei buoni tiri, gli altri erano tiri aperti, purtroppo abbiamo sbagliato, non è un campo facilissimo da giocare perché si hanno pochi riferimenti e hanno avuto ragione loro, però abbiamo 55-53, ce la siamo giocati. Siete un club giovanissimo, nato quest'anno, organizzativamente come giudichi, insomma, l'impianto messo insieme da Valgimiglia e il suo staff? Eccellente, eccellente. Ah, cosa, non mi aspettavo altro. No, eccellente anche perché, voglio dire, senza falsa modestia, credo comunque di avere anch'io all'interno di questo staff un ruolo importante. E detto questo, eccellente, soprattutto se si considera il fatto che 3 mesi fa non esistevamo. Quindi direi certamente ottimo. Questo ragazzo qui la metteva sempre iniziando, bisogna rimettergli a posto il mirino. Da questo punto di vista, da questo punto di vista, la tecnica è una tecnica eccellente. Credo che sia un aspetto psicologico. Lo sistemiamo, lo dai. Aspettiamo. Lo aspettiamo, in bocca al lupo. Sì. Bocca al lupo anche a Ravaioli, ciao.